motore com'è? È vero, cioè, il motore è fantastico. Cioè. E Marco, te mi hai sempre detto una cosa: oh, siamo sempre in elettrico, vero? Sì, questa macchina sta molto spesso in elettrico. Abbiamo fatto un sacco di chilometri in elettrico alla fine. Eh sì. E benvenuti anche oggi sul canale YouTube della Perugia Motori. Per i più attenti già avrete notato che non siamo dentro, quindi vuol dire che non vi spiego una macchina, evidentemente la macchina di oggi ve l'ho già spiegata, e soprattutto per i più attenti qualche video fa vi avevo annunciato questo video. Ma prima di raccontarvi l'idea del video di oggi, vi volevo ricordare, se per follia ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanella per due motivi molto molto importanti. Probabilmente, se stai guardando questo video, stai pensando tu o comunque qualche conoscente, qualche familiare, di acquistare una macchina Suzuki alla Perugia Motori. Bene, quando mi chiamerai oppure mi scrivi su WhatsApp al numero che vedi su tutti i nostri video, che è il mio numero, e mi dirai: Sara, io sono iscritto al tuo canale YouTube Fotonico, per te ci sarà uno sconto veramente, ma veramente incredibile. Per di più, attivare la campanella servirà perché appena uscirà un nuovo video sul mondo Perugia Motori, sul mondo Suzuki, su qualche curiosità, tu sarai il primo ad essere avvisato. Bene, come dicevamo prima, oggi non siamo dentro, quindi oggi non facciamo una spiegazione a macchina, ma avete già capito che oggi andiamo in test drive. Ma oggi non è il solito test drive, oggi è un test drive veramente, ma veramente fotonico, perché oggi parliamo ancora una volta insieme di una macchina che io adoro. Oggi parliamo di Suzuki Swayze. Ve l'ho spiegata bene nell'ultimo video, abbiamo visto bene le differenze, perché sapete che Swayze esiste in versione cool e in versione top. Abbiamo fatto un video dove abbiamo fatto un focus sulla macchina, sul motore e sui due allestimenti. Ve lo rilinko qui sopra, così se ve lo siete persi cliccate lì e vi fate una bella idea sulla macchina. Ma ovviamente moltissimi di voi che acquistano Swayze l'acquistano per tre motivi. Primo motivo, sicuramente l'affidabilità, perché una macchina veramente molto molto sicura e confortevole. Secondo motivo, spazio interno, perché una macchina, la vedete, basta passarci accanto, è una macchina dagli spazi incredibili, e nel video che vi dicevo prima, che ve lo rilinko nuovamente così siamo tranquilli che non ve lo perdete, vedete bene gli spazi e appunto la capienza del bagagliaio. Terzo motivo, il suo motore, i suoi consumi che sono veramente ma veramente fotonici, e per questo ve l'avevo già annunciato, la stiamo vendendo a tantissimi, veramente tantissimi tassisti, soprattutto a uno di questi tassisti ci siamo diventati molto molto amici, e così è nata l'idea. Ma vogliamo fare un video insieme che da un lato ci fa provare la macchina su strada e ci fa capire la potenzialità di questa macchina e i consumi, se sono effettivamente quelli che ci diciamo, e poi un video che ci consente anche di esplorare la città di Perugia, perché ovviamente oggi ci portano in dei punti che non abbiamo mai visto. Bene, se siete d'accordo passo la parola a loro, ovviamente a bordo avremo anche Andrea, responsabile del canale YouTube, e poi ci rivediamo qui per le conclusioni ovviamente fotoniche. Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube della Perugia Motori e benvenuti in un nuovo video. Ma lo sapete che questo è un video che mi piace veramente fare? L'avete sentita la intro di Sara? È un video che non abbiamo mai fatto. Video di test drive dedicato ai consumi su Suzuki Swayze, quindi aspettative altissime, ma non sarò io a guidare, non sarà uno dei ragazzi della Perugia Motori a guidare, ma sarà Marco. Ciao Marco. Ciao, buonasera a tutti. E quindi oggi è veramente un test drive sui consumi super super real, perché Marco è un cliente della Perugia Motori, l'ha appena comprata la macchina veramente da pochissime settimane, ma l'ha già vissuta bene perché fa un lavoro particolare e dopo ve lo dirà lui, e quindi oggi io non vedo l'ora di vedere quanto consumiamo. Quindi adesso destinazione al distributore, pieno di carburante e poi andiamo, let's go. Come
Come si svolgerà il nostro test drive? Andremo in giro per il centro storico di Perugia, quindi vedremo, testeremo Suzuki Sways nel suo terreno ideale, di fatto, perché Sways consuma veramente pochissimo proprio in ambito cittadino, ma ovviamente anche in ambito misto. E Marco, quindi niente, io ho detto, no, sei un cliente della Perugia Motori, hai da poco preso la macchina, da quanto per la precisione? Circa una settimana. E però ci hai già fatto quanti chilometri? 2000 circa. 2000 chilometri in una settimana, perché il tuo lavoro è particolare, no? Che cosa fai? Io faccio il tassista e sono un taxi di Perugia. E quindi consiglieresti questa macchina ai tuoi colleghi? Assolutamente sì. Perché? Come mai? Diciamo che il primo impatto che si ha con Sways è che è una macchina veramente comoda, una macchina molto silenziosa, e ha degli spazi giusti per lavorare, ha un bel bagagliaio, e ha una guida veramente morbida, e quindi la consiglio per chi fa strada, per chi sta in macchina molto tempo. E allora andiamo nel centro storico di Perugia e godiamoci il viaggio in Suzuki Sways. A dopo! Avete visto che immagini stupende, veramente Marco ci ha portato in un tour del centro storico di Perugia come non avevamo mai fatto, d'altronde il taxi può passare dove le altre auto non possono passare. E Marco, io te lo devo chiedere, no? Perché ti ho visto estremamente agile nella guida, nelle stradine del centro storico di Perugia, ovviamente tu sei abituato, ma è anche merito di Sways. Assolutamente sì, la macchina si guida molto bene, molto compatta, ha uno sterzo molto preciso e diciamo che nei vicoletti di Perugia mi ci trovo bene. E si vede, e si vede. E mi dicevi che proprio il centro storico è il terreno di caccia ideale per Sways. Beh, diciamo che sullo stretto, diciamo sui tragitti brevi o sui tratti lenti, Sways è eccezionale perché riesce a sfruttare molto l'elettrico e quindi i consumi si abbattono notevolmente. Infatti mi dicevi che praticamente andavi sempre in elettrico. Quasi sempre in elettrico, sì. E allora noi proseguiamo la nostra strada, adesso stiamo uscendo dal centro storico, ci mettiamo dunque in un tratto misto, il nostro test drive sarà caratterizzato da questo. Abbiamo fatto non tanti chilometri, perché dentro le strade del centro storico poi i chilometri sono pochi, una quindicina, ma noi adesso proseguiamo, raggiungeremo 50-60 chilometri, poi torneremo al distributore e vedremo i risultati di Suzuki Sways. A dopo! Come avete visto, siamo usciti dal centro storico e siamo andati nel misto e anche nelle quattro corsie, quindi stiamo veramente testando Suzuki Sways su tutte le strade possibili. E Marco, te mi hai sempre detto una cosa, siamo sempre in elettrico, vero? Sì, questa macchina sta molto spesso in elettrico. Abbiamo fatto un sacco di chilometri in elettrico alla fine. Eh sì. E non a velocità 20 o 30 all'ora. No, abbiamo camminato ai limiti da
da codice della strada. Esatto, no, una percorrenza normale, e Marco appunto mi faceva vedere che la macchina andava di fatto veramente sempre in elettrico, magari entrava il motore termico per un tratto, un chilometro in salita, però poi dopo tornava subito in elettrico, quindi veramente un full hybrid che vi farà risparmiare un sacco di carburante. Il nostro test drive è quasi finito, perché noi siamo intorno ai 50 km, ovviamente poi Marco deve andare a lavorare, quindi non è che lo posso rapire tutto il giorno, e quindi adesso stiamo tornando al distributore perché vi faremo vedere che mettiamo di nuovo il pieno, e quindi poi scontrini alla mano andremo a vedere quanto abbiamo consumato. Però Marco, dimmi te come è stato questo test drive, è stato reale, è stato cioè attendibile? Assolutamente sì, il test drive è realissimo, ho guidato io tutto il tempo, ho provato la macchina in tutte le situazioni, quattro corsie, centro storico, un normale traffico cittadino, e quindi il test drive è reale al 100%. E te poi prima mi hai detto, io sto in macchina anche più di 10 ore, no? Molte ore, sì. E sta macchina è super comoda. E allora, io sono super curioso di vedere quanto abbiamo consumato, quindi dritti al distributore e non vedo l'ora di vedere gli scontrini. A dopo! Eccoci qui, Andrea e Marco sono tornati alla base. Oggi è stato un test drive veramente fotonico, una Perugia bella così non l'abbiamo vista mai. Bene, qui con me lo scontrino della verità, anche se la vera verità è il feedback che mi dà Marco ogni giorno, come si trova con la macchina, perché per me alla fine, lo sapete, sono macchine, sono pezzi di ferro, ma la cosa per me è molto molto importante è che i nostri clienti siano contenti di noi e del prodotto che vendiamo. Quindi se Marco ha deciso di fare questo test drive con noi è perché sicuramente è contento di questo prodotto. Ma attenzione, hanno fatto un bel giretto, abbiamo fatto un po' di quattro corsie, abbiamo fatto il centro, quindi è proprio un misto cittadino, per fare circa poco più di 60 km, e come avete visto abbiamo azzerato il contachilometri, poi siamo fatto tappo ovviamente al distributore, e come vedete poco più di 2,50 litri, quindi speso, vabbè, questo ve lo dico sempre, dipende dal distributore dove andiamo, Perugia non sono troppo economici, non so come sono da queste parti, con circa 4,50 euro abbiamo fatto oltre 60 litri. Bene, ma la cosa entusiasmante non è solo quanto consumi, ma soprattutto il comfort di guida, lo spazio, tutte le cose che ha da offrire Suzuki Swayze. E su questo vi chiedo subito un commentino: ma quanto è bella la Swayze in versione bianco metallizzato con i cerchi neri, veramente colpisce l'occhio, lo sapete la sua forma è molto molto sportiva, e secondo me personalmente questo contrasto tra bianco metallizzato e il cerchio nero lucido la rende veramente ma veramente fotonica. E allora, che cosa ne pensate di questa Suzuki Swayze? Che cosa ne pensate di questo test drive un po' del futuro? E soprattutto, voi la Suzuki Swayze di che colore la prendereste? Scegliereste culo, top? Qual è secondo voi il colore migliore? Allora, come sempre vi chiedo, commentate e soprattutto suggerite video, perché alla Perugia Motori il prossimo video lo scegliete voi.